Miau miau ragazzi, io sono Gaia Giselle, benvenuti ad un nuovo video. Oggi finalmente ritorna la mia serie di Parliamo di materiali e iniziamo a parlare del Warbler. Ma prima di iniziare vi ricordo ragazzi che domani, ovvero venerdì 25 novembre 2016, ci sarà il Black Friday anche sui prodotti cosplay. Ebbene sì, perché quest'anno la Gazzetta del Cosplay ha deciso di aderire alla scontistica del Black Friday, per cui non perdetevi assolutamente questi fantastici sconti. Infatti vi lascio qua sotto direttamente i link al Warbler che imparerete ad amare dopo questo video. Allora, innanzitutto il Warbler cos'è? Il Warbler è una termoplastica che viene attivata ad una temperatura di 90 gradi. Cosa vuol dire questo? Che normalmente si presenta in questa forma, con una forma abbastanza rigida e solida, ma quando andiamo a scaldarlo, quando raggiunge circa i 90 gradi, diventa quasi una cosa un po' moscia, modellabile, in modo tale che noi possiamo dargli qualsiasi forma che desideriamo. Questo è un materiale veramente che io consiglio a tutti quelli che sono i principianti del cosplay, che vogliono approcciarsi al fare armi, armature, tutto quello che vogliamo. Perché? Perché è semplice da usare, infatti una volta scaldato è tipo la cosa più semplice che voi possiate utilizzare, ed ecco un po'. Il Warbler, appunto, è una termoplastica che è sicura per la pelle, per cui se lo appoggiate direttamente sulla vostra pelle non ci saranno conseguenze. E la cosa bella di questo materiale è che è completamente riciclabile. In che senso? Nel senso che ogni scarto, ogni piccolo pezzettino che voi non utilizzerete del Warbler, potete prenderlo, rifonderlo con la pistola termica, rifarci una pastina e stenderla col mattarello, in modo tale che ogni singolo pezzo di quello che comprate potrà essere riutilizzato al 100%. Il Warbler si presenta quindi in fogli che possono andare dai fogli più piccolini al metro per un metro e mezzo. Io vi consiglio sempre di prendere la misura più grande, lo so che costa un pochino, ma è come tutte le cose, maggiore la quantità che prendi maggiore è il risparmio, per cui se riuscite per potervi permettere il foglio XL, prendete quello, perché appunto andrete a risparmiare. Oppure fate, magari vi consiglio, ordini cumulativi con i vostri amici, in modo tale che sulle grandi ordini riuscite ad ottenere una scontistica maggiore. Nel Warbler, ragazzi, esistono varie tipologie. Allora, partiamo dalla prima tipologia, che è il Warbler normale, ovvero il Fine Start, che è sostanzialmente il Warbler marrone, quello che conosciamo tutti, è il primo che è arrivato, è il classico, da una parte molto ruvido, mentre dall'altra è liscio. Infatti la parte liscia contiene la colla che fa sì che il Warbler si attacchi su se stesso e si attacchi anche agli altri materiali. Mi raccomando, molto importante appunto questo fatto della colla insita nel Warbler, perché i legami Warbler sono tra i più forti che riuscirete a creare. Secondo genito della famiglia Warbler, ragazzi, è il Warbler Blackheart. Il Warbler Blackheart, sempre come il Finest, ha una tramatura da un lato e la colla dall'altro. In questo caso la tramatura è molto 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 meno evidente, infatti è molto meno granuloso rispetto al precedente e anche più fine. Questa differenziazione nella tramatura e nella granulosità rende i due materiali molto diversi fra loro, nel senso, sì, sempre Warbler, sempre termoplastica, ma hanno lavorabilità diverse. Il Black infatti si attiva a temperature minori rispetto del Warbler normale, e questo fa sì che materiali come il polistirene siano un attimino più delicati da utilizzare con il Black. Perché? Perché il Black tende a disperdere molto più velocemente il calore, rischiate di intaccare quello che è il materiale sottostante. Altro materiale della famiglia Warbler è il Warbler Mesh Art. Da una parte è completamente liscio, mentre dall'altra ha un reticolato un po' particolare. Questo è il materiale della famiglia Warbler che è il più resistente di tutti, appunto perché ha insito questo reticolato. Infatti viene consigliato da usare appunto per elementi che devono essere forti, resistenti e portanti, magari in armi, armature molto complesse e complicate, vi servono punti che tengano molto molto di più. Allora il Mesh Art è quello che fa il caso vostro. Altra della famiglia Warbler è questo simpatico fogliettino che magari non vedete bene, che è il Warbler Transpa. Il Warbler Transpa, a differenza degli altri,
si attiva ad una temperatura di 120 gradi ed è appunto trasparente. Non ha colla dentro di sé e infatti per appunto essere utilizzato con gli altri tipi di Warbler necessita di un incollaggio esterno. Questo è molto importante come materiale perché vi permette appunto di riuscire ad inserire LED lucivarie nelle vostre armature e quindi riuscire a fare cose un pochino più carine, un pochino più particolari. Nuovo della famiglia Warbler, ragazzi, è il Warbler Red. Il Warbler Red però purtroppo non è accessibile a noi poveri comuni mortali perché appunto è un materiale da teatro, appunto da cose più grandi perché è fatto con un componente che lo rende completamente ignifugo. Dove possiamo trovarlo? Il Warbler, ragazzi, viene venduto praticamente online. È un materiale in esclusiva appunto dei rivenditori di Cast for Art e per l'Italia lo si trova sulla Gazzetta del Cosplay, che è il rivenditore italiano ufficiale Cast for Art.